sapere esattamente sempre che cosa andiamo ad utilizzare. Beh, qual è lo strumento immediato che ci viene offerto per poterci avvicinare in maniera autonoma ai prodotti che acquistiamo? L'etichetta. L'etichetta. L'etichetta molto spesso risulta un oggetto veramente misterioso. Allora noi, nel campo della cosmetica, e parlo di tutte le signore bellissime che sono sedute qua, e anche i signori che comunque sono diventati vanitosi adesso, allora abbiamo qua, per risolvere questo mistero, qualcuno che ci aiuterà ad imparare a leggere le etichette. Ho il piacere di avere due amici, perché per me sono due amici, Maria Elena e Alessandro, ma giustamente, come è corretto che sia, io vi presento, per Alchimia Natura, la dottoressa Maria Elena Setti e il dottor Alessandro Biancardi. Allora, io vi conosco bene, ho avuto il piacere di partecipare a uno dei vostri corsi, poi parlerete voi, racconterete tutte le belle cose che organizzate, e questi signori per... Ecco, vabbè. Allora, magari voi avete invece bisogno di conoscerli, e loro vi racconteranno anche dove si trovano, vi daranno un po' di indicazioni. Io passo subito il microfono alla dottoressa Maria Elena Setti. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Oggi faremo una piccola presentazione su chi siamo, giusto perché ne abbiate insomma un'idea, però il fulcro della nostra diciamo giornata è quella di capire come leggere un'etichetta cosmetica. Allora, un po' tutti ormai cominciamo a conoscere quella alimentare, però come giustamente diceva prima Renata, ci sono anche tante trappole che non conosciamo. L'etichetta cosmetica è ancora più difficile, perché ci sono dei termini strani, ci sono dei termini in inglese, in latino, ci sono dei numeri. Però è con poche regole che trovate anche scritte sul foglio che vi abbiamo lasciato sopra alla sedia, e avrete un piccolo vademecum per capire proprio come si può decifrare un'etichetta cosmetica. Io mi alzerò in piedi perché così seguiamo insieme alcune slide, perché parlare e basta sarebbe veramente difficile farvelo capire. Io spero di non essere davanti a nessuno. Avvicinati pure qua. Ma leggo meglio qua, sai? Ah, ok. Allora, io e Alessandro abbiamo fondato circa 7 anni fa la nostra azienda, è un'azienda artigianale dell'Appennino Modenese che si chiama Alchimia Natura. E quello che ci caratterizza è il fatto che coltiviamo direttamente noi le piante officinali in modo biologico e biodinamico. Quindi abbiamo anche dei giardini botanici che possono essere visitati in alcune occasioni durante l'anno. E abbiamo questi campi dove abbiamo centinaia di specie diverse di piante. E quello quindi un po' che ci caratterizza è dal seme al vasetto. Quindi a noi piace controllare tutta la filiera, proprio perché come consumatori, quando insomma, ancora eravamo studenti, così, ci piaceva l'idea di poter capire fino in fondo che cosa c'è dentro a un prodotto, cosa sto usando, cosa c'è dentro. Ecco, queste sono alcune immagini, per esempio coltivare in modo biologico, questa è la nostra echinacea, poi abbiamo i laboratori a Modena e lì potete vedere una piccola immagine. Ecco, noi ci teniamo a dire che non è solo biologico ma è anche etico, ed è per questo che poi ci siamo avvicinati a Sauro e Renata con il Vegan OK. Allora, perché parlare di un'etichetta? Allora, imparare a leggere un'etichetta è importante perché ci dà maggiore consapevolezza su quello che stiamo utilizzando. Ogni giorno noi entriamo in contatto con centinaia di sostanze chimiche diverse. Quando ci laviamo le mani, ci laviamo i denti, facciamo la doccia, ci laviamo i capelli,
utilizziamo tante sostanze diverse, anche il dentifricio è un prodotto cosmetico. E quindi entrare in contatto tutti i giorni con tante sostanze chimiche ci può mettere anche a rischio di cosa? Di allergie, di dermatiti, di irritazioni comunque, soprattutto i bambini o chi ha la pelle particolarmente sensibile. Quindi perché guardare un'etichetta? Intanto per capire se questo prodotto è secondo il nostro modo di vivere e di pensare, quindi nel nostro caso per esempio che non ci sia nessun derivato animale, quindi che sia vegan, ma anche che sia biologico, che sia etico e che soprattutto per esempio per chi ha problemi di allergie andiamo a vedere cosa c'è dentro, perché magari io sono allergico a una certa sostanza, almeno la so riconoscere, ma anche per capire se ho speso bene i miei soldi, perché tante volte troviamo prodotti costosissimi che dentro non hanno praticamente nulla e quindi è importante anche capire questo. Allora, cosa significa un prodotto biologico ed etico? Allora, biologico significa che segue dei disciplinari particolari nel modo in cui le piante, per esempio, vengono coltivate. E il fatto che sia ecologico è un passo in più, significa che andiamo anche a vedere come viene confezionato, se si utilizzano dei materiali, per esempio, che si possono riciclare, come il vetro, per esempio, oppure delle plastiche, magari adesso ci sono anche delle plastiche che magari derivano da mais, insomma ci sono delle cose particolari. E poi per esempio potremmo non utilizzare delle scatole e lasciare proprio il prodotto pulito, perché in genere noi compriamo un prodotto con la scatola e poi andiamo a casa e l'abbiamo già buttata. E spesso tutte le informazioni sono sulla scatola. Quindi sulla scatola trovate l'INCI, trovate i riferimenti dell'azienda, tante volte sul prodotto c'è solo, non so, crema XY. E quindi insomma è importante anche valutare questo, insomma, questo aspetto. Ti volevo chiedere una cosa, Maria Elena. Cos'è l'INCI? Perché magari tu hai nominato l'INCI, però magari qualcuno delle persone, sì. Alcune delle persone possono. Allora, l'INCI è l'elenco degli ingredienti che si trova per legge in un'etichetta o in una scatola, cioè l'elenco degli ingredienti ci deve essere per forza nella parte più esterna del prodotto, quindi se il prodotto ha la scatola sicuramente è sulla scatola, se il prodotto è senza scatola sarà sicuramente sull'etichetta, in alcuni casi può essere sia sulla scatola che sull'etichetta. E l'INCI lo andiamo a vedere bene tra poco. Ok, perché fare cosmetici bioecologici? Perché noi ci teniamo e ci teniamo a farlo capire, perché la nostra pelle è viva, ha tantissime funzioni, mangia, quindi è giusto dare un sano nutrimento anche alla nostra pelle, che è un organo così come lo è il fegato, lo stomaco, i reni, eccetera. Anzi, ha delle proprietà molto importanti perché ci protegge tutto il corpo dagli agenti esterni, dagli agenti chimici, dai batteri, dai virus, si riproduce in continuazione, quindi se noi ci facciamo una ferita la nostra pelle lavora e riproduce le cellule. In più una cosa molto importante è che la pelle respira, questa è una cosa che ci dicono poco. Quindi tutto ciò che noi mettiamo sopra la pelle può impedire anche questa respirazione o quantomeno sfavorirla. Quindi cosa succede? Che magari certe sostanze, soprattutto quelle che derivano dal petrolio, come la paraffina, per esempio la vasellina, possono occludere, anzi occludono proprio i pori della pelle e le tossine non riescono a uscire completamente, ma rimangono in questo strato, diciamo, tra la crema e la pelle, e lì poi favoriscono delle dermatiti. Esatto, esatto. E quindi qua un piccolo schema giusto per dire cosmetici che contengono paraffine, siliconi, petrolati, questi nomi bruttissimi come PEG, MEA, DEA, di cui poi ci parlerà meglio Alessandro, sono sostanze aggressive per la pelle e a lungo andare possono provocare delle dermatiti, delle irritazioni,
possono provocare delle infiammazioni e in più vanno anche a inquinare la nostra terra, quindi in realtà, essendo tutto un ciclo, ce le ritroviamo anche in quello che mangiamo, in quello che respiriamo, nella terra e negli animali. Allora, fino all'11 luglio si seguiva questa legislazione, quella dell'86, la 713, per chi produceva cosmetici. Dall'11 luglio è entrata in vigore un nuovo regolamento, ma diciamo che interessa soprattutto le aziende che producono, non tanto i consumatori, perché ci sono delle nuove normative in cui bisogna registrarsi su un portale europeo per notificare tutti i prodotti. Quindi questa è diventata proprio una cosa europea, sicuramente molto importante, molto lunga da fare. Sì, ne abbiamo parlato anche ieri con l'AV. Ecco, perfetto. Quindi possiamo andare avanti. Sì. Questo sono alcuni esempi di che cos'è un cosmetico. Il cosmetico, secondo la legislazione, è tutto quello che può andare a profumare, deodorare, quello che può essere applicato sulle parti esterne del corpo, come la pelle o le mucose. Quindi passiamo dalle creme viso, al deodorante, al dentifricio, ai prodotti per i capelli. Quindi diciamo che anche chi dice che non usa cosmetici, in realtà almeno 3-4 al giorno li deve usare, almeno insomma si spera che un deodorante, un bagno doccia o anche solo per lavarsi le mani, insomma, venga utilizzato. Fabrizio Zago lo scorso anno ci diceva qui, dopo passerà a salutarci perché purtroppo c'è stato un piccolo imprevisto, diceva che almeno minimo una persona adopera 12 prodotti cosmetici al giorno. Senza rendersene conto, è per questo che è importante capire cosa c'è dentro, perché magari veniamo in contatto con tante molecole diverse, tante sostanze diverse, alla fine magari ci è venuta un'irritazione ma non sappiamo a che cosa, perché abbiamo usato troppe cose. Ecco, un'altra cosa molto importante da guardare su un'etichetta o sulla scatola è questa scatolina che si chiama PAO, Period After Opening. Allora, questa è una scadenza dall'apertura del prodotto, non significa che quel prodotto scade il tal giorno. Allora, per legge non viene dichiarato quando il prodotto viene fatto. C'è un lotto che può essere XYZ 123, quindi una persona non riesce a sapere quando è stato fatto, però può telefonare all'azienda produttrice e glielo può chiedere, perché è un servizio che adesso per i consumatori è obbligatorio. E noi per trasparenza in genere mettiamo sempre il mese e l'anno di quando l'abbiamo prodotto, così si sa anche, si capisce che è un prodotto fresco, appena fatto, e uno si sa regolare. Diciamo che in linea di massima un cosmetico dura circa 3-4 anni, e poi dipende da come lo conserviamo, perché se lo mettiamo al sole, se lo lasciamo aperto, che spesso capita anche nella doccia di lasciare magari aperto il flaconcino. E in realtà entrano dei batteri. Infatti spesso, no, ci sono anche per le creme così, le palettine che nessuno di noi adopera, perché infiliamo tutto il dito puntualmente dentro il barattolino della crema che ci dobbiamo dare da qualche parte, perché esatto. E anche quello a regola non andrebbe fatto per la conservazione del prodotto. Sì, sarebbe una buona norma. Spesso magari nei centri estetici che utilizzano tante volte le creme usano le palettine proprio per allungare la vita del prodotto, ecco. E adesso vanno molto gli airless, che sono quei flaconi senza aria che si premono tipo dosatori, e in questo modo non entra aria dentro, e sicuramente è un po' più igienico, però il dito nel vasetto è sempre bello metterlo. È come rubare un po' di panna bag, da soddisfazione. Quello della marmellata. Una domanda, puoi venire? Perché c'è un problema, se io vengo lì fischia tutto qui. Viene, anche perché non si sente poi una voce fuori campo, sbagliata, e non si vede, siccome tutto viene ripreso. Semplicissimo. Il discorso della durata dei prodotti, no? Viene proprio parte dell'apertura. Del vasetto, della confezione, che è, o proprio magari da, perché per dire, se uno prende il prodotto al supermercato, vediamo molto spesso
i signori e le signore che aprono il prodotto, sentono il profumo, eccetera, eccetera, poi lo richiudono. Okay. In quel caso la data di scadenza parte da allora? Sì, parte da allora. E non si sa quando è stato fatto? Sì. Perché l'aria è entrata dentro e nel momento in cui è stato riaperto, qualsiasi cosa circolava nell'ambiente può essere finito dentro. Bella questa osservazione. E allora perché non viene obbligato alle ditte di confezionare il prodotto in maniera tale che non possa essere aperto? Molto spesso fanno creme dentro i volutri che si aprono facilmente, e anche la crema stessa, l'involucro non ha un cellofan, non ha niente, si apre semplicemente. Un buon modo, cioè, per esempio, cioè una cosa di scadenza del genere, non fare in maniera tale che trovare un sistema di Certo, questa è una cosa giusta che andrebbe chiesta anche alle aziende che producono, di mettere almeno un sigillo. Sì. Almeno noi mettiamo per esempio il sigillo e in alcuni casi il safe, che è quella specie di di tappino che si strappa solo nel momento in cui si apre. Sarebbe molto utile, insomma, io non posso sapere se l'hanno aperto o no. Esatto, sì. Tutto lì. Grazie della tua domanda. No, un'osservazione effettivamente importante, perché può capitare magari in un supermercato, in un negozio, che un prodotto sia stato aperto ma non lo sappiamo. Quindi buona norma sarebbe per l'azienda produttrice mettere sempre un sigillo di garanzia, come per gli alimenti molto spesso, oppure un safe, che sono quella specie di piattellini sottili che si incollano sul bordo del vasetto e quando si aprono dopo non si possono più rimettere, quindi uno capisce se è stato usato oppure no. E queste sono le scatoline, e il 6M significa 6 mesi in questo caso, cioè la mia crema, una volta che io ho aperto il vasetto, durerà 6 mesi. Questo è quello che garantisce l'azienda, ma se io la tengo al sole, la uso con le mani magari non proprio tanto pulite, allora magari dura meno. Come facciamo a capirlo? Dall'odore. Sicuramente l'odore si sente, se c'è una crema c'è dentro dell'olio e l'olio con l'aria irrancidisce e ha quell'odore proprio un po' acidulo. Poi può cambiare il colore della crema, ossidandosi può diventare più scura. Quindi diciamo queste sono un po' le due caratteristiche più semplici che possiamo verificare. Anche la consistenza si è cambiata, si è diventata più dura, più morbida, insomma anche questo è importante. Un'altra cosa importante da leggere nelle etichette sono queste 26 sostanze allergizzanti, potenzialmente allergizzanti. Significa che è stata fatta una lista di 26 componenti chimiche che fanno parte soprattutto dei profumi. Hanno dei nomi strani, tipo limonene, citronellol, eugenol, che trovate in genere in fondo nell'etichetta, in fondo alla lista degli ingredienti. Non è che sono cattivi, però ci sono persone che possono avere delle allergie. Quando andiamo a fare i test per le allergie, spesso vengono testati anche questi. Quindi magari c'è chi è allergico al limonene ed è bene che stia attento a non usare prodotti che lo contengono. E infatti qua c'è qualche esempio, tipo linalol, geraniol, eugenol, quindi sono nomi sicuramente strani. Però è importante capire a cosa corrispondono. Possono corrispondere a dei profumi chimici oppure a dei profumi fatti da oli essenziali. Il profumo chimico solitamente dà più problemi perché è una concentrazione di una sola molecola, quindi magari c'è solo limonene e quindi è più facile avere un'allergia. Nell'olio essenziale ci sono tante molecole, quindi c'è anche quello che si chiama fitocomplesso. Quindi per esempio nella lavanda possiamo trovare sì degli allergeni, ma troviamo anche delle sostanze che vanno a lenire e a calmare la pelle. Infatti è molto usata anche per i bambini, per le pelli più sensibili. E quindi ecco, importante anche capire questo. Facciamo noi la differenza per capire se un prodotto è veramente naturale, quindi sono oli essenziali, oppure se è un parfum. Solo parfum è chimico, altrimenti se è una miscela di oli essenziali viene sempre scritto, perché le aziende ci tengono a far vedere che sono prodotti naturali.
Ancora andiamo proprio a vedere adesso come possiamo leggere questo INCI, quindi questo elenco di ingredienti. Troverete questi nomi in inglese, in latino, questi numeri. Non è per cattiveria che mettiamo le scritte in inglese o in latino, ma perché così in tutta Europa abbiamo lo stesso tipo di scrittura. È unificato, linguaggio unificato. Esatto. Quindi se io vado in Inghilterra posso capire cosa c'è dentro nella crema anche se non conosco magari bene la lingua, lo stesso se vado in Grecia o se vado in Francia. Quindi questo è importante. Allora, questo è un esempio di etichetta, questo è un nostro prodotto, è un siero lenitivo e andiamo a vedere che cosa ci deve essere in questa etichetta. Allora, in alto troviamo il marchio, può essere in qualsiasi posizione, nel nostro caso noi l'abbiamo messo in alto ed è importante che ci sia, perché arriva tanta roba dal mercato estero che magari non è controllata bene e quindi tante volte non c'è neanche il nome del produttore, quindi se succede qualcosa uno non sapeva neanche a chi rivolgersi. Diciamo che la nuova normativa, quella dell'11 luglio, va proprio a lavorare su questo per evitare che ci siano questi tipi di disguidi. È molto severa, ma è anche giusto visto quello che è successo. Quindi troviamo l'elenco degli ingredienti, l'INCI, che lo trovate lì a destra, in alto a destra, in cui c'è scritto tipo acqua, aloe barbadensis gel, rosa centifoglia, eccetera, che li andiamo a vedere dopo. Poi cosa troviamo? Se ci sono eventuali certificazioni, quindi nel nostro caso c'era il vegan ok e quindi è stato messo. Ci potrebbe essere certificazione, non so, della CEA, dell'AIB, piuttosto che suolo e salute, insomma tante altre cose. Però di legge ci deve essere il numero di lotto, quello che dicevamo prima. Il numero di lotto corrisponde a quando è stato fatto il prodotto. Può essere una sigla che noi non sappiamo cosa sia, però lo sa l'azienda e questa è la cosa importante. Se succede qualcosa, non so, aprite una crema e alla muffa ha cambiato colore, ha cambiato l'odore ed era nuova, voi potete chiamare l'azienda e dire: io ho in casa questo prodotto che ha questo lotto, e loro vanno a controllare perché magari è successo qualcosa, quindi è importante questo controllo da parte anche dei consumatori. Sai, voglio un attimino fare una parentesi riguardo a questa cosa, perché intanto io voglio ringraziare tutte le aziende, un inciso, tutte le aziende che stanno veramente impegnandosi anche economicamente, perché ovviamente gli investimenti, cioè le aziende non è che fanno cose, producono cose e piovono dall'alto, tutto implica un qualcosa, a parte una ricerca, un lavoro dietro incredibile, una preparazione, quindi studi, cioè tutte le aziende di qualsiasi settore per qualsiasi tipo di prodotto. Poi la presenza a eventi come questi, a tanti altri eventi per fare la pubblicità, per farsi conoscere, e tante aziende fanno investimenti per entrare a essere, a diventare uno di quei prodotti annoverati nell'albo del biologico, piuttosto che in questo caso con la certificazione vegan, eccetera. Io voglio ringraziare tutte quelle aziende, tutte quelle che sono fuori, che sono giù, che sono all'estero, oltre Alpi, oltre mare, voglio ringraziare tutti coloro che lavorano perché questi prodotti possano essere prodotti validi, naturalmente quelle che lavorano in maniera seria. Questo per dire anche che cosa? Per dire che purtroppo a volte ci capita di comprare delle cose e di dire: ma guarda che schifo questa cosa che mi è durata 2 giorni. Cioè, purtroppo chi fa le cose le fa sicuramente non, le fa con il cuore, è il proprio lavoro, in certi casi c'è proprio la passione, specialmente nelle aziende piccole come quelle che sono qui, e sono qui e sono qui intorno a voi, sono anche qui su questo palco. La gente ci mette la propria preparazione, il proprio cuore, la propria passione. Purtroppo può capitare di comprare prodotti, no? Che siano difettati per qualche motivo, dei lotti, è per questo che esiste il lotto, Mariella, esatto, aiutami a dire, sì, per esatto. Questo, perché a volte nella produzione può accadere qualcosa, non è che l'imprenditore e la piccola azienda fa cose fatte male, spesso siamo abituati, questo poi specialmente in Italia siamo abituati a lavorare, a dire: ma guarda questi cretini, guarda questi qui, sono imbroglioni, ma ho comprato questa cosa, no, ci sono gli errori. Tutti sbagliamo, noi compriamo, noi siamo persone, noi sbagliamo le nostre cose nel nostro lavoro, però
cerchiamo di eluderli i nostri errori, mentre quelli degli altri li portiamo tutti a galla. Ecco, allora il lotto esiste ed è uno strumento per aiutare le aziende alle quali può essere accaduto l'imprevisto. Chi lavora, lavora, tutti lavoriamo e tutti sbagliamo. Non dobbiamo essere così critici e negativi nei confronti di chi lavora. Prima cerchiamo di contattare le aziende. A volte ci sono anche aziende che non sono interessate a fare business senza metterci il cuore, ma ci sono tante aziende, credetemi, e io in questi anni ho potuto avvicinare e conoscere le persone, a volte non i prodotti, ma sicuramente le persone, so che lavorano con loro. Il lotto esiste per questo motivo. Esatto. Per individuare È importante proprio usare questo strumento per il consumatore, molto importante, perché può capitare che sia successo qualcosa nella fase di lavorazione o magari nel vasetto, che ci sia un difetto del vasetto, insomma, quindi è importante. Sì, no, volevo solo aggiungere che molte volte l'azienda lavora bene e il prodotto va al rivenditore che lo stocca male e anche lì succede sguido, quindi bisogna vedere tutte le fasi della lavorazione, ma anche dopo, perché poi magari il prodotto rimane 2 o 3 mesi anche stoccato in altri locali dove l'azienda non c'entra più. Sì, a me è successo di vedere dei prodotti congelati in una grande una grande distribuzione, di cui ovviamente non faccio il nome, nel mese di agosto, fuori dai frigoriferi, stoccata lì, e i dipendenti stavano parlando di calcio, perché era un mercoledì, non mi ricordo per quale motivo c'era una finale di qualcosa, e sono stata lì, ho aspettato dopo 20 minuti, 40 minuti, io non so quanto tempo fosse già passato prima, queste pizze, soprattutto anche quelle cosine per i bimbi con i pupazzetti, tutta quella roba che poi è destinata a tanti, tanti casi, chi non è vegano, soprattutto ai bambini. Ho chiamato, ho fatto chiamare al punto di riferimento per i clienti la responsabile di quel reparto, che era il reparto di prodotti surgelati, e quando gli ho fatto la domanda, ho detto: scusate, ma voi avete qui da ore? Perché io ho 40 minuti, ma sicuramente è stata scaricata stamattina, è quasi mezzogiorno, quando avete intenzione di mettere i prodotti al loro posto? Gli ho fatto la domanda della la catena del freddo in quel caso. Sapete cosa mi ha risposto la persona che lavorava lì? Signora, ma la catena del freddo d'estate. Quindi l'azienda ha prodotto delle cose buone e voi avete comprato un prodotto già scaduto, già vecchio, immangiabile. La stessa cosa succederà nell'ambito della cosmetica, credo. Sì. Può capitare, può meno, perché è una cosa più preziosa, funziona. Però sicuramente, ecco, proteggiamo anche queste aziende che stanno veramente in questo momento, poi in cui navighiamo insomma così un po' a vista. Scusa, ma mi sembrava è giusto. Importante per difendere tutti voi che lavorate. Grazie. Bene, quindi tornando con la nostra etichetta, allora abbiamo visto il lotto quanto è importante, ma poi è importante che ci sia scritta anche la quantità, in questo caso gli ml di prodotto. E la PAO che abbiamo visto prima, la scatolina aperta, in questo caso il prodotto una volta aperto va consumato nell'arco di 6 mesi. Il nome del prodotto ci deve essere, quindi in questo caso è fior di rosa siero lenitivo, e le proprietà e il modo d'uso ci devono essere obbligatoriamente solo se non si intuisce come utilizzare il prodotto. Quindi se io per esempio ho una maschera per il viso, è giusto che io metta anche come usarla. Se ho un dentifricio, è ovvio a tutti come usarlo, insomma non c'è bisogno che venga scritto. Ecco, facciamo un esempio, proviamo proprio a leggerlo. Allora, questo qua è un esempio quindi di formula di Inci. Al primo posto troviamo scritto acqua, andiamo a vedere che proprietà ha. Idratante, è un veicolo per principi attivi. Nel nostro caso l'acqua viene usata per fare degli estratti. Noi facciamo estratti con acqua, alcol e glicerina in genere, tutto biologico, e con le piante fresche. Quindi quando in genere trovate magari in certe etichette l'acqua o l'alcol, potrebbe essere stato utilizzato per estrarre i principi attivi. Ecco, non è che magari è stato aggiunto così e basta. Poi abbiamo tutti questi extract, quindi abbiamo l'aloe barbadensis, la rosa centifoglia, eccetera. Tutti questi nomi che sono scritti in latino
sono i derivati vegetali. Quindi voi sapete che se è scritto in latino è un derivato vegetale. Poi troviamo appunto scritto alcol, che in questo caso era un solvente. Troviamo la glicerina, che anche in questo caso serviva per estrarre i principi attivi delle piante. Poi troviamo delle altre sostanze, per esempio le vitamine, il sodio ialuronato, che è un idratante della pelle. Questi sono scritti in inglese. Tutto quello che non sono piante sono scritte in inglese. E poi troviamo il potassio sorbato e il sodio benzoato, che sono dei conservanti che si usano anche negli alimenti. C'è la gomma xantana e l'acido lattico, che è un idratante e un regolatore del pH. E secondo me abbiamo saltato una slide, che è quella che avete sul vostro foglio. Vai prima, ancora prima. Ecco, rifermati solo un attimo qui, per favore. Ecco, quindi derivati vegetali, nome in latino, tutto il resto è in inglese. Poi, quando trovate un numero, corrisponde a un codice di colore. Esiste una tabella che si chiama Color Index, dove c'è una serie di numeri e ogni numero corrisponde a un colorante, che può essere anche vegetale. Per esempio, la clorofilla ha il suo numero, il beta-carotene ha un suo numero, eccetera. Ovviamente un'azienda che fa prodotti veramente naturali, biologici, eccetera, tende a scriverglielo, perché ci tiene a far sapere che il suo è un colorante naturale, che spesso ha anche delle proprietà cosmetiche, tipo la clorofilla va a ossigenare i tessuti e dà un bel colore verde. Il beta-carotene aiuta l'abbronzatura, protegge la pelle, è un antiossidante e dà un bel colore arancione alle creme. Quindi si possono utilizzare anche coloranti naturali con delle proprietà. Noi per esempio per la linea Fior di Rosa usiamo il mirtillo, che dà questo bel colore rosa-violetto alla crema. Però è il mirtillo, che ha anche delle proprietà per i capillari. Infine, l'elenco degli ingredienti al di sotto della percentuale 1% è in ordine sparso. Quindi si parte sempre dall'ingrediente con concentrazione maggiore e man mano si scala. Al di sotto dell'1% sono in ordine sparso per proteggere la formulazione. Ovviamente un chimico esperto lo sa, comunque. Però diciamo che questo serve un po' per proteggere la formulazione. Ci sono alcune sostanze che uno sa che più o meno la glicerina sarà più o meno così e quindi il resto, però insomma non è esattamente la formula, giustamente, perché dietro c'è tanto tanto lavoro, dietro a ogni formula tanto. Ecco, adesso andiamo a vedere qualche esempio invece di inci di una cosmetica, diciamo di una cosmesi tradizionale. Tutto quello che è in rosso, vedo delle facce già inorridite, è ciò che non è buono, diciamo. Buono dal punto di vista del biologico, dell'etico e anche dell'ecologico, quindi che magari va a inquinare anche l'ambiente. Andiamo a vedere per esempio che dopo l'acqua c'è un grasso comunque di sintesi, abbiamo una pianta e poi abbiamo subito la paraffina, quindi è un livello molto alto. Dopodiché troviamo il propilene glicole. Il propilene glicole è un solvente usato moltissimo per estrarre le piante, i principi attivi delle piante. Quindi probabilmente quella vena che troviamo lì è stata estratta così. E quindi andiamo a rovinare tutto, perché comunque è un derivato del petrolio e quindi non è compatibile con la nostra pelle. E così via, quindi andiamo a vedere una serie di parole difficili come il C13, 14, isoparaffine, il carbomer, eccetera. Sono tutti rossi. Allora, uno dice, ma io come faccio a capire cosa devo usare e cosa non devo usare? Allora, uno strumento usatissimo è il biodizionario. Mi spiace che il dottor Zago non sia in questo momento qui con noi, ma insomma, ha fatto un lavoro davvero grandioso, enorme, che è stato proprio quello di catalogare tutte le sostanze utilizzate in cosmetica e di dare un bollino rosso, verde o giallo, che permette di capire se questa sostanza è più o meno dannosa oppure se può far bene alla pelle. Ovviamente è una catalogazione fatta anche in base al fatto etica, quindi è vegana, esatto.
Ecco, vedi, questo non lo sapevo. Io son venuta su col mio dizionario. È stato uno strumento utilissimo per, penso, per tanti formulatori. E andiamo a vedere anche un'altra slide. Anche questo è un prodotto da farmacia, quindi è importante capire che non esistono prodotti da farmacia, da erboristeria, da profumeria. Esistono prodotti che vanno saputi leggere, punto. Possiamo trovare al supermercato un prodotto ottimo, così come in farmacia un prodotto terribile. Attenzione, prego, informiamo i signori visitatori che alle ore 15 presso lo spazio in fondo di San Corretto, ok, allora qui possiamo vedere addirittura un derivato animale, il tallo, e sono grassi animali, e tutto quello che è rosso sono prodotti comunque che non fanno bene alla pelle. Voi potete, questa è una crema da farmacia, quindi comunque tante persone si approcciano al farmacista pensando che gli dia una cosa perfetta, ma lì bisogna vedere cosa c'è scritto sopra, perché purtroppo tante aziende magari con incentivi diversi fanno spingere un prodotto piuttosto che un altro. Quindi voi vi dovete tutelare imparando a leggere, non è difficile. Ci sono anche dei bellissimi libri in cui spiegano anche la funzionalità dei prodotti. Ci sono veramente, adesso poi su internet c'è veramente tutto, di tutto, ma anche delle cose valide. Quindi sicuramente il sito biodizionario, insomma, è una cosa molto valida. Finiamo con un esempio di Paido Cosmesi, cioè un esempio di un prodotto per bambini, sicuramente famoso, molto utilizzato. Il primo ingrediente è la paraffina, poi abbiamo un altro olietto semplice e abbiamo il profumo, quindi non abbiamo neanche magari un olio essenziale con delle proprietà lenitive, abbiamo profumo. Quindi anche per le mamme è molto importante, perché sicuramente nel momento in cui nasce un figlio nasce l'apprensione e il desiderio di fare tutto il massimo per questo bambino. Ed ecco perché è ancora più importante imparare a leggere, perché la Paido Cosmesi è tra le peggiori in assoluto, quindi bisogna stare veramente attenti. Ci sono tantissimi prodotti che nascondono allergeni, nascondono sostanze che comunque non fanno bene. Cosa succede se utilizziamo tutti i giorni un olio con dentro della paraffina? Io ho creato una pellicola, quindi la pelle non respira bene. Se la vado a usare poi nella zona pannolino, sicuramente avrò delle irritazioni che non sono dovute al pannolino. Diceva giustamente la signora lì, poi consideriamo anche che i bambini hanno meno difese. Esattamente. E quindi sempre di più oggi ci sono bimbi con allergie, con dermatiti, ne vediamo tutti i giorni noi in laboratorio, ne vedono tutti i giorni i medici, i dermatologi, i farmacisti, gli erboristi, tutti, perché è sempre più diffuso, insomma. Questo è un altro esempio di una crema biologica. Quello che si vuol far capire, qua non c'è niente di rosso e quindi è ok, è vegan, ok. Quindi cos'è importante? Allora, una piccola micro parentesi, perché oggi si parla di naturale, sembra che tutto sia naturale, tutti i prodotti sono naturali. Allora, anche il petrolio tante volte mi dicono, ma è naturale? E cerchiamo di entrare un po' più in profondità. Anche il biologico, magari abbiamo una pianta coltivata in modo bio, però viene estratta magari col propilene glicole, quindi sono andata già a fare un disastro. Ecco perché è importante capire meglio il bioecologico, cioè andare a dare un'occhiata anche agli effetti che ha veramente sulla nostra pelle e sull'ambiente. Esatto, infatti ieri avevamo qui il professor Riccardo Trespidi che sottolineava, che ha scritto questo libro che è vendita qua, e sottolineava il fatto del rispetto dell'ambiente e il bio, e diceva la carne non può essere biologica, perché la carne per fare carne nel suo ciclo non si rispetta l'ambiente. Quindi il biologico, oltretutto, lui dice, non esiste. Quindi bisogna stare attenti, sono molto sottili i confini di tutte queste cose. Ambiente, etica, biologico, è tutto molto complesso. Sì. Come vedete, non è semplicissimo leggere un'etichetta, però adesso avete degli strumenti e diffondeteli.
ditelo ai vostri amici, alle persone che conoscete, perché tante volte si cade dalle nuvole e poi i consumatori si arrabbiano, perché io lo so che voi andrete a casa a guardare quel mio dizionario, cosa avete in casa, e molti di voi butteranno tanta roba, perché Nicoletta, anche la rabbia. La Nicoletta è la nostra, diciamo, fan. Lei ha detto ora che l'ha fatto, l'ha già fatto. Sì, è fatto. Sì, sì, e poi viene anche rabbia, perché dice, ma guarda, sono andata a spendere pensando che questa crema fosse fatta così, 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 e invece... Anche il prezzo, anche il prezzo. Sì, sì, i solari anche è un aspetto abbastanza complesso, sì, ci sono tanti... È giusto, anche il prezzo non è indicativo. No, vero, il prezzo non è indicativo. Può essere magari indicativo se uno si confronta con un'azienda, non so, bioeco, allora magari uno si chiede perché questa costa di più, questa costa di meno. Magari costa di più perché è artigianale, perché magari mettono un'alta concentrazione di principi attivi, perché magari insomma c'è un lavoro dietro maggiore rispetto... Ci sono anche delle aziende molto molto grandi che adesso fanno anche l'eco bio, però sono multinazionali, e sicuramente ci sarà tanta acqua e pochi principi attivi, ma sempre meglio quello del resto. Poi alla fine bisogna scegliere quella cosa peggiore, la cosa meno peggio, esatto. Quindi importante guardare che non ci siano derivati animali, perché ancora vengono usati, non tantissimo, ma perché dopo, non so, la mucca pazza, dopo il problema, allora tipo anche la placenta, queste cose si... ci sono molto poco, ma una volta andavano tantissimo, anni 80-90. E poi è importante vedere insomma che ci siano anche piante non a rischio di estinzione, per, anche questa è una cosa etica, insomma è un principio importante, perché sennò andiamo a incentivare proprio la loro scomparsa. E poi andiamo a vedere che non ci siano appunto queste sostanze chimiche, tipo non chimiche in generale, perché siamo tutti fatti di chimica, quindi noi non vogliamo dire, il naturale è anche chimica, cioè noi siamo fatti di chimica, bisogna quella buona e quella un po' meno. Sì, bisognerebbe sfatarlo un po' questo discorso della chimica, perché tutto è un prodotto chimico. La chimica, tu che sei un chimico, puoi dire... in termine proprio superiore, che cos'è la chimica? È qualcosa che serve per fare anche il pane. Sì, perché la lievitazione è un prodotto chimico, è un effetto chimico. Esatto. E quindi la chimica è una cosa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, tutti non è giorni. Che cioè... il nostro corpo è fatto di chimica, abbiamo reazioni chimiche in ogni nanosecondo. Anche l'amore, quindi, no? Anche l'amore è una cosa chimica. Scatena un sacco di reazioni, di ormoni, di una catena proprio, quindi non è giusto dire questo è un prodotto chimico, non va bene. Vediamo se è chimica verde, diciamo. Direi che è bellissima questa definizione. Oppure se non è chimica verde. Okay. È importante che non ci siano quindi anche materie prime vegetali, che siano state gamma radiate. Questo è un argomento delicato, perché a volte ci sono soprattutto grosse aziende che hanno prodotti per esempio inquinati a livello batteriologico oppure di muffe. Cosa succede? Buttano via quintali di crema? No, si porta a gamma radiare. E quindi gamma radiando in realtà il prodotto torna sterile, ma è sterile sotto tutti i punti di vista, è morto tutto, quindi noi ci troviamo poi muffe o batteri morti dentro alla crema, ma ci sono e non lo sappiamo. Bisogna prendersi la responsabilità che se qualcosa è andato storto si prende e si smaltisce. Esatto, a parte del discorso ecologico e ambientale. Esatto, esattamente. Di rispetto per la vita delle persone, assolutamente, cioè io penso che la trasparenza nei confronti delle persone a cui si propongono i propri prodotti sia fondamentale, perché si cresce insieme anche dai vostri consigli, dalle vostre domande, dai vostri dubbi, anche dalle critiche, anzi soprattutto dalle critiche. Quindi insomma è importante collaborare insieme, perché le aziende vogliono magari darvi qualcosa che vi faccia stare meglio e voi cercate di dare un feedback, è vero, non è vero, mi piace, non sì, mi piace. Ci vuole e per crescere ci vuole la collaborazione, non l'inquisizione. Esatto.
Ecco, qua abbiamo messo scritto bene il biodizionario, ma si può andare anche sul nostro sito www.alchimianatura.it, ci sono delle schede che si possono consultare, insomma, e ci potete scrivere tranquillamente, ci sono le informazioni anche sopra i fogli, ci siamo io, Alessandro, e anche le nostre collaboratrici che possono rispondere. Adesso passiamo la parola al dottor Alessandro Biancardi, che illustrerà una fase un pochino per approfondire ancora un po'. Un pochino più profonda, cioè, diciamo, più profonda, se andiamo a toccare altri nervi. Modo di dire. Esatto. Adesso, per capire ancora meglio gli inci, quindi gli ingredienti, andiamo a vedere quali sono le materie prime cosmetiche. Quali sono le materie prime cosmetiche usate in una cosmesi eco-bio vegan e quelle che usa per l'85% la grande industria. Sulla vostra sinistra, ci sono le materie prime cosmetiche ecologiche in nero, quelle, diciamo, che danno energia alla nostra pelle, al nostro corpo, e sulla vostra destra invece ci sono le materie prime cosmetiche tradizionali non ecologiche, in rosso. E quindi una crema, uno shampoo, un dentifricio, un cosmetico è composto da tanti, appunto, materie prime. Per esempio, una crema è composta di solito da una fase grassa, quindi oli e grassi, è una fase acquosa con un emulsionante, poi altri principi attivi. Per esempio, le materie prime cosmetiche eco-bio usano oli vegetali, quelli che noi usiamo solitamente nella cucina, biologici spremuti a freddo, per esempio l'olio di oliva, molto ricco di vitamina E, girasoli, il sesamo, l'olio di cocco, l'olio di mandorle, ce ne sono migliaia, rosa moscheta, ribes e così via. Poi anche burri, uno dei più famosi è, tutti i burri vengono estratti da semi, il più famoso è il burro di karité, molto usato, un lenitivo, disarossante, il burro di cacao, il burro di lipè. E tutti questi, diciamo, sono vegetali e sono dermocompatibili, danno proprio energia al nostro corpo, alla nostra pelle, benessere al nostro corpo, sono affini alla nostra pelle, nutrono e la proteggono. Andiamo avanti. Mentre la cosmesi, diciamo, tradizionale usa degli oli minerali. Gli oli minerali, tenete conto che costano circa un euro al chilo, quindi molto, un costo molto basso, convengono molto, di provenienza petrolifera, scarti del petrolio che rivestono la pelle, come diceva Maria Elena, di un film che ci occlude, che fa sì che il corpo si intossica, perché alla fine tutto quello che non può uscire rientra dentro, ritorna negli organi interni, fegato e tutti gli organi emuntori, e quindi poi il corpo diventa come una pentola a pressione che a un certo punto scoppia. Quindi tende ad occludere i pori e ad alterare i naturali processi dell'epiderme e della traspirazione. La paraffina liquida, vi assicuro che è ancora uno dei componenti tra i più usati, e anche la vasellina. Poi ci sono grassi animali che in verità vengono usati sempre meno e non sono assolutamente etici, ma anche a livello tecnologico non sono funzionali. I siliconi sono un'altra grande categoria di materie prime utilizzate. I siliconi sono dei polimeri, sì, negli shampoo, ma non solo, anche nelle creme, polimeri sintetici che si ricavano dalla silice e possono essere sia solidi che liquidi. Anche questi creano un film sulla pelle che fa questa pelle bella tirata, che vi sembra stupenda, invece di fatto la va a disidratare, va proprio a deperire tutto il sistema e fa sì che la pelle non possa respirare. La pelle è un'estensione, come dicono i cinesi nella medicina tradizionale cinese, l'estensione del polmone, quindi del respiro. Quando si hanno grossi problemi di respiro polmonare, si ha anche un problema alla pelle o viceversa. Quindi secchezza della pelle a lungo andare, e soprattutto sono delle materie che non si degradano facilmente. Quindi pensiamo che tutto quello che noi usiamo, noi
ci laviamo, va in uno scarico, però dove va? Ritorna in un fiume, ritorna in un lago, ritorna nel ciclo, lo mangiano gli animali e ce lo rimangiamo noi o anche nelle verdure. Questo è purtroppo il ciclo. L'esempio più classico anche è il dimenticone. Tutto quello che finisce con one, ricordatevelo, è meglio scartarlo. Una regolina facile. Sì, one. Perfetto. Poi ci sono... come materie prime, gli emulsionanti, che servono appunto per creare un'emulsione di solito dalle fasi grasse alle fasi, diciamo, idrate. La lecitina di soia, per esempio, anche nella maionese, cioè la lecitina che tiene tutto insieme. La lecitina di soia si può utilizzare come un emulsionante assolutamente vegetale. Poi alcol cetilico, ceteril stearate, ceteril glucoside, sono nomi un po' strani, però derivano tutti da zuccheri, da cocco, da mais, quindi sono etici, sono biologici, molto spesso sono tutti vegetali. Tutte queste sostanze emulsionanti sono ecocompatibili e non danno problemi alla pelle, mentre ci sono questi emulsionanti sintetici. E questo è la cosa che dovete sapere, è questo PEG. Quando vedete questo PEG, che derivano dall'ossido di etilene, sono dei composti aggressivi. Quando quindi vedete PEG e un numerino, meglio evitare, ok? Poi ci sono i tensioattivi. I tensioattivi sono quelli che creano schiuma, no? Tensioattivi, adesso ce ne sono tantissimi di origine vegetale, biologica, anche questi che derivano dal cocco, dal mais e così via, sono tutti quei nomi che vedete, i tensioattivi aggressivi. Dimmi. Scusa, volevo dirti, ma la schiuma, così poi continui sui tensioattivi, la schiuma serve? La schiuma un po' serve, però in tutti i... un pochino serve, troppo no. E chi usa cosmetici ecobiologici vedrà che gli shampoo hanno una schiuma, ma molto più delicata. Non quelle schiume da Marilyn Monroe, no? Che arriva, no, quelle non esistono. E ci sono dei tensioattivi che sono stati molto anche criticati, infatti, che sono sgrassanti, molto molto aggressivi, che sono il sodio laurilsolfato SLS, oppure il sodium laurilsolfato, ho detto anche SLS. Questi sono utilizzati, pensate, anche in sgrassanti per le officine. Quindi... sgrassano bene, sono proprio peccato che la nostra pelle non ha bisogno, anche no. Perché più la sgrassi più produce grasso. Più produce grasso, esattamente. Poi ci sono degli altri tensioattivi, e questo è un'altra parolina, cocamide DEA, TEA e MEA, anche questi creano delle ammine e penetrando nella pelle possono essere anche cancerogene, quindi meglio toglierli proprio. Conservanti, ecco, tutto quello che contiene acqua va conservato, anche un conservante, cioè ci vuole un conservante anche in un cosmetico bioecologico, assolutamente. Conservanti bioecologici si dividono in due categorie, medi e cioè diciamo allergizzanti medi o allergizzanti bassi. Il fenossietanolo, l'acido benzoico, il sodio benzoato, che viene anche utilizzato nei succhi di frutta, sono dei conservanti medi. Poi ci sono dei conservanti che sono ancora più tranquilli, il feniletilalcol, l'acido sorbico e il pentinilglicol, sono tranquilli, quindi se vedete queste scritte nelle creme, nei cosmetici, potete stare tranquilli. Ci sono anche dei metodi tecnici per ovviare, cioè per aumentare la conservabilità di un prodotto. Il primo è usare il pH, per esempio usando un pH più basso di 4,5 o un pochino più alto di 8 possiamo andare a non eliminare ma ad abbassare molto la proliferazione batterica. Chiaramente lo dobbiamo fare in alcuni prodotti, per esempio nei prodotti per l'igiene intima possiamo farlo perché il pH è più basso. Una crema contorno occhi non possiamo usare a 4,5 il pH perché il pH è circa 6, quindi dobbiamo lavorare a seconda del prodotto.
Poi possiamo usare anche l'alcol. L'alcol è molto discusso, perché alcune aziende lo usano, altre meno. Noi usiamo un alcol biologico e l'alcol, se miscelato a grassi, non dà assolutamente dei problemi, anzi è un ottimo conservante. Quindi chiaramente deve esserci una formulazione adeguata di un 10-15% di alcol, che poi nella lavorazione si abbassa perché evapora un po', dà un buon grado di conservabilità. Ci sono altre, glicerina, sorbitolo, in percentuale abbastanza alta, sono dei conservanti. Oppure si può ovviare a tutto questo facendo alcuni cosmetici anidri, cioè senza acqua. Chiaramente ci riferiamo solo ad unguenti, quindi con cere, saponi solidi e polveri. I conservanti invece, dall'altra parte, i conservanti cattivi sono tanti. I primi sono quelli che detti cessori di formaldeide, sodium, idroximetil vicinato, eccetera. Questi danno grandi problemi subito, dermatiti da contatto, irritazioni, allergie, soprattutto nei soggetti più deboli. Poi ci sono i donatori di nitrati, che sono quelle tre paroline, TEA, MEA, DEA, anche qua è MIPA, sono tutti questi nomi strani, però quando leggete TEA, MEA, DEA, anche questi sono dei conservanti che possono dare dei grossi problemi. Allergizzanti forti, come la clorexidina, che è un allergizzante, viene utilizzata nel sale operatorio per sterilizzare, non è il caso di usarla sempre nei cosmetici. Oppure alcuni conservanti che mimano l'azione degli estrogeni, come il propilparabene e il butilparabene, che possono danneggiare fortemente la cute. Ecco, qua una cosa che per noi è molto importante: i principi attivi vegetali. Una cosmesi ecobiologica vegana che vuole essere veramente efficace utilizza dei preparati particolari. Le tinture madri vegetali, ciò cosa vuol dire? Estrazione idroalcolica di una pianta fresca entro mezz'ora. Le tinture madri, per capire, farvi capire, sono quelle che usa l'omeopatia per fare poi i rimedi omeopatici. Se utilizziamo un preparato di quel tipo, abbiamo una bioenergia nel prodotto molto alta. E così per i gemoderivati. I gemoderivati sono molto famosi negli ultimi tempi quando si parla di DNA della pianta, perché è l'apparato meristematico della pianta, cioè tutte le parti della pianta che si riproducono all'infinito. Quindi quando noi andiamo a prendere la gemma di una pianta, prendiamo la massima potenza della pianta e la riusciamo a estrarre in breve tempo, abbiamo una grande energia poi nella crema o nel prodotto. Oppure possiamo utilizzare delle preparati più antichi che si chiamano oleoliti, che sono macerazioni in olio vettore di piante o frutti, dove diciamo l'olio diventa il solvente e estrae in piccole percentuali l'olio essenziale, quindi diventano dei preparati molto dolci che assumono la qualità della pianta in più la qualità del solvente, che molto spesso è un olio che ha delle proprietà lenitive, eccetera. Poi possiamo mettere in estratti secchi titolati di erbe, vitamine ed altri principi attivi. Ecco, questa è una piccola premessa, perché giustamente Maria Elena diceva: ok, possiamo avere anche tutte le piante biologiche, però se non le estraiamo in quel modo lì e le estraiamo con propilene glicole, che è una parte petrolifera, cosa facciamo? Questo solvente prende sì le sostanze della pianta, le solve, no? Prendiamo il principio attivo, però quando lo mettiamo nel corpo una piccola percentuale di propilene glicole entra in profondità ancora di più nelle nostre cellule, quindi attenzione quando c'è propilene glicole. Stesso discorso vale per i profumi. Una cosmesi eco bio vegan utilizza solo oli essenziali estratti da piante e estratti sempre in un certo modo. Anche gli oli essenziali possono essere estratti con etere di petrolio, che lascia un residuo che dà dei problemi.
i migliori metodi per estrarre gli oli essenziali sono l'enfleurage, che ormai non si fa più solo per il gelsomino che viene raccolto di notte e per la rosa in Marocco ancora, ma c'è un metodo molto efficace che è la distillazione in corrente di vapore, che è una distillazione in corrente di vapore, è un metodo particolare dove il vapore va a spaccare le piccole cellule della pianta, fa salire e ingloba il profumo, diciamo così, della pianta, e poi con un processo dallo stato gassoso allo stato, si riporta allo stato liquido e si ingloba la parte odorosa della pianta, che è l'olio essenziale. Si avrà una parte che è acqua aromatica e una piccolissima percentuale che arriva anche allo 0,01% per la rosa, pensate, un sacco di rose pieno, 4-5 gocce di olio essenziale. Ecco perché alcune volte trovate delle creme con la rosa damascena che costano 50-60 euro, perché il lavoro che c'è, sono preziose. I profumi sintetici invece sono quasi sempre allergizzanti e non hanno proprietà cosmetiche. C'è stato in Giappone, poi anche a Milano, avevano studiato la proprietà del limone e per la produttività e di altre sostanze, oli essenziali sto parlando, e hanno avuto la bella idea di lasciarli andare nella metropolitana, però usando solo la parte sintetica. C'è stata un'intossicazione. Per dirvi che cosa può succedere se usiamo solo una parte, usiamo il fito complesso, ok? Noi ricordiamoci che cioè la natura non si può superare, noi la possiamo solo imitare e possiamo far sì che possa salire al massimo, ma quello che fa la natura nessuno lo può fare, credo. Certo, certo, assolutamente. Infatti l'assimilazione del ferro ha bisogno, certo. Poi ci sono altre sostanze cosmetiche che queste vengono utilizzate soprattutto nei gel, gelificanti vegetali si possono usare nella cosmesi ecobiologica, delle gomme come la gomma xantana, delle alghe e idrossietilcellulosa, che hanno la capacità di, quando incontrano l'acqua, di gonfiarsi e di creare un gel in modo naturale. Ci sono invece dei viscosizzanti sintetici come il Carbomer, che è un gelificante che non è biodegradabile e il suo componente principale è l'acido acrilico. Viene utilizzato anche in alcuni solventi per le pitture. Comunque ci sono tanti ingredienti che sono usati in cosmetica e sono anche usati nell'alimentazione. La xantangumba, per esempio, è usata nell'alimentazione ed è quella cosa che favorisce, certo, la densante, no? E un buon cosmetico ecobiologico dovrebbe avere la totalità quasi degli ingredienti che si possono mangiare. Ci si nutre dentro come ci si nutre fuori come ci si nutre dentro. Infatti. Poi ci sono un'altra classe che sono i coloranti, come diceva Mariella, la beta carotene, la curcumina, la clorofilla, però possiamo estrarre per esempio i flavonoidi dall'aronia, dal mirtillo, avere un principio attivo, per esempio sul microcircolo e altre sostanze, in più diamo una colorazione naturale allo stesso tempo, quindi possiamo utilizzare la pianta in un modo ambivalente, cioè usare la pianta per estrarre il colore ma anche per estrarre dei principi attivi nello stesso tempo che danno un effetto sul corpo. E i coloranti sintetici invece possono essere causa di allergie e di grandi sensibilizzazioni alla pelle, quindi cerchiamo di utilizzare assolutamente coloranti naturali. Ci sono almeno 500 piante tintorie che possiamo utilizzare, tantissime, ma anche in cucina possiamo utilizzare un sacco, tantissime piante, l'ortica per esempio è una di quelle fantastiche. Quindi non mangiare il gelato a color puffo, e neanche quello color Facebook, esatto, che l'ha fatto bianco, dicevamo una con la dottoressa Setti. Oppure il classico ghiacciolo, la menta verde, la menta non è verde, cioè è verde la pianta ma l'olio essenziale non è verde. Su tutte queste illusioni ottiche che ci dà la pubblicità, noi poi siamo come ipnotizzati, andiamo a ricercare quello. Poi ci sono gli antiossidanti come la vitamina E naturale, il tocoferolo,
colesterolo, acetato, vitamine A e B, C. Invece dall'altra parte c'è un sequestrante molto molto, diciamo che dà dei grossi problemi, che si chiama EDTA, lo trovate spesso nelle creme. È un inquinante e uccide i mari e uccide i pesci. L'ultima cosa che vi volevo dire sono la questione filtri solari, che è molto discussa. Filtri solari fisici sono quelli che usa la cosmesi ecobiologica, vuol dire che il filtro solare fisico crea solo una barriera, ok? Sono materie prime vegetali, possono essere anche date da oli o piante, oppure minerali, per esempio quali l'ossido di zinco e il diossido di titanio. No nanoparticelle, vuol dire che hanno una granulometria abbastanza grossa che non penetra, quindi creano solo un effetto barriera, e quello che usa la cosmesi ecobiologica è questo. I filtri solari chimici invece si mescolano con l'epidermide e entrano in profondità, e col sole alcune volte possono dare dei grossi problemi. I filtri chimici spesso non sono fotostabili, cioè reagiscono alla luce del... Assolutamente non sono fotostabili, e per questo entrano in profondità e possono dare dei problemi. Sì. Ok, quindi vogliamo lasciare in questo modo: nella vera cosmesi bioecologica ed etica gli ingredienti sono vegetali. Un'altra cosa importantissima è che siano freschi, perché possiamo avere un prodotto biologico, però se non è estratto fresco possiamo avere un prodotto biologico che è rimasto 40 giorni lì stoccato, lo estraiamo, il principio vitale della pianta non c'è più. Quindi c'è anche una questione proprio bioenergetica, la pianta respira. Se voi prendete una foglia di tarassaco, una foglia di perico, la lasciate lì, ha un'emivita, proprio la vedete che si secca. Se noi è sempre iperico, la stessa cosa, solo che se noi lo trasformiamo dopo 20 minuti con processi anche che guardano anche le influenze, no? Noi guardiamo le influenze dei pianeti sulle piante, facciamo alchimia, quindi coltiviamo in un certo modo, quando nei giorni di terra lavoriamo le radici e così via. Se stiamo attenti alla natura e la secondiamo, possiamo estrarre veramente tanto e possiamo beneficiare di tutto. Grazie mille. Allora, fate un applauso alla dottoressa Setti.